Il mondo è una merda, la vita fa schifo, vedo tutto nero. Questi erano i leitmotiv che mi ripetevo in testa giorno dopo giorno. Poi a un certo punto, clic, qualcosa è cambiato. Uno dei miei gruppi preferiti a livello musicale sono i Linkin Park, gruppo rock spettacolare che mi ha accompagnato sin da quando sono adolescente. Una canzone in particolare a un certo punto mi si è presentata davanti, nel momento in cui pensavo determinate cose del mondo, della mia visione del mondo. Ed è un video che mi ha spaccato completamente, ma mi ha fatto capire con 3 minuti sia di canzone che di video, la visione globale di quello che pensavo e quindi che riflettevo, e mi ha dato, tra virgolette, coraggio nel attuare un cambiamento. Questa canzone è What I've Done. La canzone parla chiaro, è un messaggio rivolto a se stessi, nel quale, diciamo, Linkin Park fanno vedere tramite immagine il dissesto che l'essere umano ha creato nel mondo in cui viviamo. Quindi, per chi non l'ha visto, ovviamente, magari andatelo prima a vedere per poi capire di che cosa sto parlando. E viene descritto sin dall'inizio, appunto, questa sorta di decadenza dell'essere umano che sin dall'inizio dei tempi ha svolto un ruolo nel mondo che l'ha portato al punto in cui siamo. Quindi nel video vengono fatti vedere guerre, inquinamento, maltrattamenti agli animali, insomma tutte cose che ovviamente vediamo sotto i nostri occhi tutti i giorni, e vediamo in questa canzone, appunto, dei Linkin Park, questa sorta di denuncia di questa cosa con una forza pazzesca sia a livello musicale che a livello visivo. Questa botta potente, appunto, nel momento in cui io vidi questo video, sentii veramente i brividi addosso nel vederlo. Sfido chiunque a non provarli, cioè a vedere effettivamente questo insieme di immagini con questa potenza, questa voce di Chester Bennington, il cantante, che appunto denuncia queste cose in maniera poi poetica tramite il testo. E quello che il testo va a denunciare è proprio il fatto di prendersi la responsabilità di ciò che si è fatto. Nel pezzo è chiarissimo il fatto che lui, tra virgolette, si fa carico, quindi l'essere umano si fa carico di questa responsabilità, della responsabilità di aver creato tutto quello che di cattivo c'è nel mondo, le guerre, inquinamento, e di ricominciare proprio alla fine del pezzo, diciamo, lascia un piccolo spiraglio di speranza per una nuova era di cambiamento. Si sobbarca e si perdona, deve autoperdonarsi l'essere umano di ciò che ha fatto per poter andare avanti e cambiare, essere il cambiamento. Quindi questa canzone simbolo che adesso vedo in questo modo, quindi in modo diverso, all'epoca vedevo tutto nero. Vedevo che questa canzone denunciava questa specie, queste tematiche, e quindi non facevo altro che buttare addosso agli altri queste colpe, quindi dire, appunto, il mondo è una merda, il mondo fa schifo, non cambierà mai niente, i politici sono sempre gli stessi, e le guerre esisteranno per sempre. Quindi questo rimuginare sempre dentro al cervello questi pensieri creavano continuamente questo loop in cui in realtà il cambiamento non avveniva mai. Nel momento in cui però ho scoperto, tramite Roberto Senesi, ricordo ancora chi non l'avesse visto il primo video, in cui lui disse una frase che per me penso rimarrà per sempre fissa nella mente, cioè che tutto ciò che abbiamo nella nostra vita, tutto quello che c'è nella nostra vita è nostra diretta responsabilità. Questa frase ha segnato completamente la mia visione del mondo, e quindi da quel momento ho visto il mondo con occhi diversi e ho capito che, appunto, solo prendendo
in mano la mia vita, quindi il mio cambiamento, potevo vedere il mondo con occhi diversi. È logico, è normale che le guerre esistano, che il male ci sia, ci siano cose brutte, è ovvio che queste cose esistono. Il problema però è percepirle per quello che sono. Quindi è molto molto difficile entrare sotto questo modo di pensare, però se non si attua questo specie di gradino che le fa vedere dall'esterno e quindi non far parte di questo globo in cui il male, in cui fa tutto schifo, se tu stai all'interno non riesci a vederlo dall'esterno. Vedendolo dall'esterno capisci le dinamiche, sai il perché e cerchi di attuare il tuo cambiamento per non fare quelle cose, di modo che darai poi l'esempio a chi ti vedrà e a chi potrà ispirare per cambiare effettivamente. L'ultimo pezzo del video, appunto, c'è questa sorta di... il testo dice proprio che io ricomincerò, mi perdonerò e ricomincerò, perdonerò per quello che ho fatto, per ricominciare. E si vede appunto l'erba che da che all'inizio era andata giù risale, quindi come appunto una speranza. Speranza che il cantante dei Linkin Park, Chester Bennington, probabilmente non ha visto, perché si è suicidato qualche anno fa. E questa è stata un'altra cosa che mi ha scosso, nel senso che mi ha fatto pensare ulteriormente, cioè il fatto che comunque succede sempre che no? Diciamo sempre che appunto le persone famose, le persone che hanno i soldi, le persone ricche sono felici, sono contente. Quali problemi hanno? Perché dovrebbero avere problemi? Vedere queste persone che in realtà pongono fine alle loro vite in maniera anche sempre tragica, perché appunto tramite suicidi, ti fa entrare letteralmente appunto nel pensiero che in realtà ciò che dobbiamo cercare non è mai l'esterno, quindi l'esteriorità, i soldi, la fama, la popolarità, ma appunto l'interno, dentro di noi. Questa è la ricerca vera che dobbiamo compiere per cercare poi di essere di ispirazione agli altri e di essere un cambiamento reale, vero, e di vivere effettivamente la vita felicemente. Chester Bennington si è ucciso, probabilmente anche perché uno dei suoi migliori amici, Chris Cornell, un altro cantante uguale, si è suicidato qualche mese prima, e non ha retto probabilmente a questa visione del mondo che ti porta a chiuderti dentro un globo in cui vedi tutto nero e puoi appunto avere soldi, fama, popolarità, ma quando tu dentro di te sei chiuso, sei un globo dove qualsiasi cosa è pronta a scoppiare, non ce la fai. Quindi ecco perché è importante depersonalizzarsi dal personaggio, da quello scudo, da quell'ego che ci siamo creati, per essere in realtà la persona che siamo veramente. Vi lascio con una dei pensieri di Osho, l'ABC del risveglio, per quanto riguarda appunto il suicidio. Suicidio. Solo l'uomo è in grado di suicidarsi. Questa è la gloria dell'uomo. Solo l'uomo può rendersi conto che la vita non è degna di essere vissuta e riflettere sul fatto che la vita è semplicemente futile. Un uomo non può essere felice in un corpo, perché è una tale prigione. Ci sono muri dappertutto. Non sembra una prigione perché cammina insieme a te, va dove vai tu. Ma se hai conosciuto la vita senza un corpo, anche solo per una frazione di secondo, capirai di essere confinato, imprigionato. Puoi scappare dalla prigione, ma ti ritroverai presto in un'altra, dalla padella alla brace. Puoi cambiare facilmente prigione, ma non farà alcuna differenza. È ciò che tutti abbiamo fatto per millenni. In ogni vita sei stato in prigione, a volte come uomo, a volte come donna, a volte bianco, a volte nero, a volte indiano, a volte cinese, americano. Hai viaggiato in tutte le forme possibili. La tendenza suicida è essenzialmente una tendenza escapista e di per sé non risolve nulla. Di solito chi si suicida non si sente responsabile del suo atto. Sente che sono gli altri a condurlo a quel gesto. Determinate circostanze, alcuni eventi lo inducono a mettere fine alla sua vita. Se le circostanze fossero state diverse, non l'avrebbe fatto.
una persona simile contempla il suicidio non con una vera disposizione a morire. Anzi, sarebbe disposta a vivere, ma a certe condizioni. Dal momento che tali condizioni non sono soddisfatte, subentra la negazione della vita. Non è realmente interessata a morire. La verità è che ha perso interesse per la vita. Un suicidio di questo genere è forzato. E se la persona sul punto di suicidarsi viene fermata in tempo, forse non ci proverà una seconda volta. La decisione che l'ha portata al suicidio cadrà a pezzi. Chi commette un suicidio di fatto non sta agendo con risolutezza, sta anzi scappando da qualche decisione. Normalmente chi si suicida non è coraggioso, è un codardo. La vita gli stava chiedendo di agire con risolutezza, ma non ne ha avuto la capacità, non ne ha avuto il fegato. La vita dice: eri ricco fino a ieri, oggi hai fatto bancarotta, eppure vivi. Lui non ne ha il coraggio, non è capace di essere determinato e vivere, vede soltanto una via d'uscita, l'autodistruzione. E solo per evitare di prendere decisioni drastiche. Sì, ci vogliono misure drastiche, ma non il suicidio. Non ti sarà di nessun aiuto, ti ritroverai immediatamente in un altro grembo, da qualche altra parte. Ci sono milioni di stupidi che fanno l'amore ogni istante, stai attento. Ti ritroverai nella rete e avrai solo ciò che ti meriti, ricorda. Troverai il grembo giusto per te. Inoltre, morire suicidandosi è una morte davvero angosciosa, perché è una delle cose più innaturali, anormali. Nessun animale si suicida, nessun albero, solo l'uomo. Solo l'uomo può diventare così folle e malato. La natura non sa nulla del suicidio. È un'invenzione dell'uomo ed è un atto disgustoso. E quando fai qualcosa di brutto a te stesso, non puoi sperare di avere una vita migliore. Morirai in uno stato mentale orribile ed entrerai in un grembo ancora peggiore. Normalmente la gente spera che in un'altra vita le cose saranno migliori, ma nella vita futura nascerai con un'anima ancora più debole, ancora più impotente. Fortunatamente l'Oriente ha trovato un espediente migliore del suicidio. Il sannyas, la ricerca del vero. Quando la gente non ne può più, come Gautama il Buddha, godeva di ogni lusso immaginabile e all'età di 29 anni aveva chiuso con il mondo. Aveva sperimentato tutto, non gli era rimasto nient'altro da esplorare. Nel cuore della notte fuggì dal suo regno, dalla sua sicurezza, dalla sua tranquillità. Abbandonò tutto e diventò un mendicante alla ricerca di qualcosa di eternamente nuovo, che non sarebbe mai invecchiato, che non si sarebbe mai trasformato in noia. Il sannyas è la ricerca di ciò che è eternamente nuovo. Questo suicidio spirituale indica che un uomo è arrivato alla comprensione che la vita in quanto tale è futile. Allora inizia a pensare a come liberarsi dal nascere e rinascere, a come liberarsi dal tunnel del corpo, dell'essere confinato e ingabbiato, a come rimanere assolutamente libero, senza alcuna forma. Un uomo che è stanco del mondo diventa un sannyasin e non ricerca un altro mondo, ma mette fine alla ricerca. È un suicidio totale ed estremo.